Hi everyone, I'm Gennaro and I am your experience hunter. Today, in this video, we go together in the Pellizzoli factory. Pellizzoli is one of most exclusive Italian bike frame craftsmen. If you are coming to Italy and you desire to enjoy the factory tour, you can contact me and we go together to Pellizzoli. If you like this video, join the channel and leave a like. Quando hai iniziato? Io ho cominciato 1967, a fare le mie prime biciclette marcate Church. Come mai? Cioè perché? Perché ho cominciato a fare le bici, avevo un papà che faceva il ciclista, riparava biciclette. Allora, aveva un negozio, diciamo lo faceva per sé, per conto suo. C'era un piccolo negozietto. Allora io conobbi un costruttore di bici normali qui a Bergamo, certo Locatelli, e lì conobbi Ugo De Rosa. Allora io lavorai da De Rosa più di 1000 ore, sempre a tempo perso, e non ho mai voluto un centesimo, lavoravo con lui anche di notte. Poi ci ho messo del mio, io ho sempre avuto grande voglia di sviluppare le mie idee. E io oggi penso di essere uno dei pochissimi al mondo che sa mettere in bilanciatura un corridore. Gli altri no. Tu non hai imparato da De Rosa a bilanciare, hai imparato i concetti. Esatto, io ho imparato i principi, ma poi la bilanciatura è una mia idea. Io un giorno, dove tutti i telai di tutte le aziende erano tutti in acciaio, come quello per dire, tutti. Allora io un giorno ho fatto un telaio in alluminio, Columbus, per Gianni Bugno. E Bugno ha vinto il titolo italiano con questa bici in alluminio chiamata K14, perché pesava 1,4 kg il telaio. Lui ha vinto e lì è cominciato tutti a fare alluminio. In che anno hai fatto alluminio? 1995. Poi un giorno avevo il mio marchio Church, che è il mio soprannome, l'ho venduto. Ora ho fatto un altro marchio, Pellizzoli, e un altro ancora, John. Ora ti faccio vedere una bici John. John. Questi sono tutti i tubi Columbus, che sono della Mass. E quelli sono tutti i tubi Columbus che sono della Brain, della scusa, della Spiri. Vedi? Poi abbiamo tutte le note congiunzioni, tutto un meccanismo. Roll the joint. Vieni a vedere una bella bella bici. Spiegati questa modifica. Questo telaio è un Alan, avrà più di 20 anni. Ed era predisposto per fare una bicicletta tipo cross, no? Più o meno. Un cliente ha voluto fare una bici col freno da strada, non cantilever. Allora io ho costruito questo. Io e Mario. Ed è così. Guarda, il piccolo è piccolo 20. Misura 20. 20. Quel telaino là piccolino mi arriva dentro. Uscita da me 1984. Questa è una bici John con i tubi Shell, costruita da me nel 1984. E questa che modello è? È tubi e Shell da strada, okay. Marcato con il mio nome John, John Italia. Yeah. John tubi, is the nickname. E i tubi sono della Excel francese. Excel, the French. Molto leggeri, molto molto buoni. Molto buoni. Is very light. Poi questo invece è quando io correvo con Gimondi. Questo sono io. Oh. 16 anni. 16 anni. E questi sono i miei compagni e questi i direttori. Quanti anni? 16. 16 anni avevo.
Avevo molti capelli. I capelli non contano nulla. No, eh? No, anzi, ho avuto 4 anni fa un problema tumorale, no? E da allora non metto più i capelli di qua, rimango bel pelato, sono tutto felice. Oh, no, paura! No. Che lui tutti te l'hai, Cina. Mercato, ma io non ci sto. Lo so. Guarda questo, guarda. Tony Stark. Guarda, tutti cinesi, tutti. All made in China. Italiano. Made in Italy. Che è la differenza? What's the difference? Questo, qual è la differenza? Allora, questo te lo dico subito. Vedi qua, c'è un buco. Vedi? Sì. Dove c'è? Noi tubi li tagliamo, li sagomiamo e li fasciamo. Ok. Ok? Questo è un telaio a misura. Quello più pesante, con la teglia 1,4 kg, questo è 1,2 kg. Ma questo lo fai a misura, capito? Guarda i tubi, guarda, vedi questi? Questi sono tubi in carbonio dove noi tagliamo e costruiamo la bicicletta. Questo è il cast di tubi dove noi costruiamo la bicicletta, viene tagliato, guarda questo, questa è una bici artigianale. This is the craft made and is much like than the made in China. Questo no, Italia. Ma il cinese vende bene, è l'italiano che carica poco. Questa è Cronos. Yeah, the difference bellissima. Is that. Bellissima questa. Prego. Guarda, queste due bici hanno 40 anni e sono ancora dorate, sono marito e moglie che sono morti, ce le hanno rese a noi, hanno 40 anni, ma tutti le vogliono, però noi no. Anche questo ballo? Anche questo ballo, originale. Ferizzoli, complimenti. Noi ci teniamo a essere artigiani.